Il sipario del Teatro Fennaroli di Lanciano è aperto ieri sera la sua prestigiosa stagione di prosa all'insegna di Luigi Pirandello, in scena Leo Gullotta con Pensaci Giacomino. Il testo nasce in veste di novella nel 1915 per poi avere la sua prima edizione teatrale nel 1917. Tutti i ragionamenti, i luoghi comuni, gli assiomi pirandelliani sono presenti in quest'opera. Un testo di condanna di una società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia, del dissacro e del bigottismo è sempre pronto ad esibirsi, un Gullotta che ha letteralmente rapito un teatro, che ha avuto bisogno di una seconda data, visto il sold out che aveva già fatto registrare per questa sera. Una scenografia di grande impatto, di volti e ombre che si aprivano e chiudevano sul palcoscenico, in un unico grande atto che ha consegnato alla città una perla di teatro indimenticabile. Gullotta si è poi concesso alle telecamere per spiegare da siciliano tutta la modernità di Pirandello, che fra l'altro ha un legame con la nostra città, perché pubblicò L'umorismo, un suo testo, con la casa editrice Carabba. Contesto pirandelliano a Lanciano, che è una città che Pirandello conosce bene perché ha anche pubblicato un libro qui a Lanciano e ha fatto un esame di stato qui a Lanciano. Ecco, come l'ha affrontato e come l'ha sistemato questo testo? Non è stato sistemato, non è stato tagliato nulla del testo, perché parole così straordinarie, certo bisogna anche saperle dire, per darle al pubblico, però tutti i concetti che ci sono dentro, è un testo di 100 anni fa, pensate, tratto da una novella, poi l'ha trasformato in un testo teatrale, non veniva fatto in Italia da oltre 30 anni, ed è un testo straordinario perché questo signore, premio Nobel appunto, Pirandello, aveva un naso, un intuito sociale straordinario, ha capito perfettamente il fallimento di questa nostra società. Infatti nel testo c'è il racconto, la sottolineatura, il prendere coscienza da parte del pubblico, si parla della condizione della donna, della scuola, degli anziani, si parla dei giovani e quindi ognuno nel pubblico con una grande partecipazione, ovunque siamo andati l'anno scorso e quest'anno che ricominciamo da Lanciano a girare l'altra parte dell'Italia, trova i propri fantasmini, no, in tutti questi temi, perché poi ognuno, insomma, nella propria coscienza qualche ipocrisia se l'è portata dietro, qualche problemino non superato se l'è portato dietro, però tutta la compagnia, come avete visto, è una compagnia primaria, 9 interpreti, compagni di lavoro fantastici. Poi si vede di qua sul palco, poi ci sono i tecnici dietro, insomma, una compagnia corposa da questo punto di vista. Noi siamo molto contenti sia dell'anno scorso che da quest'anno appunto da Lanciano di aver raccolto così tanta partecipazione. Quindi io personalmente qua a Lanciano ringrazio il pubblico che è venuto, ringrazio tutti per l'affetto che per la strada mi dimostrano qui a Lanciano. Quindi io ricambio e a tutti voi non posso che fare gli auguri per la vita, per le vostre famiglie.